Vorrei leggervi un messaggio del nostro presidente, la Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ci ha mandato, visto che non poteva essere presente. Ve lo leggo. Saluto con grande piacere l'avvio dei lavori di questo prestigioso convegno internazionale sulle esperienze nel contrasto all'epidemia da Covid-19. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere con voi oggi, ma desidero congratularmi con la senatrice Roberta Ferrero, il gruppo della Lega e tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione di questa importante iniziativa di confronto e approfondimento. Andremo avanti quindi velocemente, come da programma abbiamo l'intervento quindi del mio collega in rappresentanza di Massimiliano Romeo, quindi il senatore Bagnai, che quindi porta il saluto del gruppo della Lega in Senato. Grazie. Quello che io vedevo era che in Lombardia non facevano terapie precoci. Le persone si recavano direttamente all'ospedale, gli veniva dato l'ossigeno e poi si vedevano le immagini delle bare, perché le immagini delle bare sono arrivate anche in mezzo all'Oceano Indiano. Allora provai in tutti i modi a contattare qualsiasi mezzo di comunicazione di massa italiano per dire l'esperienza mauriziana, cioè per dire che il primo ministro mauriziano disse subito all'arrivo del virus, proprio lui in televisione, terapie domiciliari, idrossiclorochina e azitromicina a domicilio, in ospedale plasma iperimmune. Questo disse il primo ministro. Provai a dire, guardate che c'è qualcosa che non va, ci sono realtà che stanno utilizzando questo. Allora, appurai l'impossibilità, cioè nessun mezzo di comunicazione di massa dette spazio a questo aspetto. Detti vita allora a un'associazione che mostrasse che il Covid era invece una malattia curabilissima, dalla quale non si poteva morire. Ad oggi l'esperienza di Ippocrate Org, l'associazione che qui rappresento, non è costituita soltanto di attività medica individuale, ma anche di sforzo collettivo di medici e non, dalla formazione continua del personale medico al tutoraggio dei nuovi medici entrati, allo studio continuo del nostro comitato medico scientifico, al confronto con altri scienziati e medici di tutto il mondo, ci ha consentito di mettere a punto un approccio terapeutico che, se utilizzato secondo ben precise regole, porta alla guarigione di ogni soggetto che si ammali di Covid.